Suona, suona. Per poco che sia. Dai, che spieghiamo perché sono qui, se no... E certo, vai lì. Però ti devi avvicinare. E certo, vengo. Siamo di nuovo qui, ciao a tutti, per spiegare perché siamo qui. Siamo qui appunto perché oggi, il 19 novembre del 2011, comincia una nuova fase politica, perché come abbiamo detto prima, veniamo da un suicidio collettivo messo in atto dal Parlamento, cioè il Parlamento che doveva fare appunto da guardia, sentinella e anche guerriero, con tutte le armi, dotato di tutto quello che occorreva per difendere la libertà, la democrazia e il diritto, ha abdicato autonomamente, come, accettando passivamente un colpo di Stato con la nomina a capo del governo di una persona che non è stata eletta, che a sua volta ha nominato una serie di faziosi, una serie di banchieri controllati dalle banche, o in rappresentanza diretta delle banche, esatto, per cui noi possiamo dire che questo governo è il governo delle banche perché è diretto delle banche. Esattamente. Allora, siccome cioè, quello a cui aspiravano da 200 anni come minimo, lor signori 317 per l'esattezza. 317 è, diciamo, la primissima aspirazione. Certo. Quello di oggi è la realizzazione concreta, certo, per opera di un Presidente, allora, della Repubblica, il quale in Italia è stato nominato, sappiamo perfettamente perché doveva fare questa operazione. Esattamente, e quindi con queste premesse, noi oggi ci troviamo qui perché ci sono in giro per l'Italia circa 50.000 contadini che stanno perdendo le loro aziende. Cioè, loro hanno perso il motivo di esistere, non solo un possesso, perché per il contadino la terra non è il semplice possesso di un bene strumentale come può essere dell'impresa che oggi ha una sede qui e domani là. Il contadino è padrone, principe e possessore concettualmente e moralmente della terra, è in simbiosi con la terra, e quindi per un contadino è il trauma psicologico, morale, esistenziale fortissimo. E quindi vederci oggi ritrovarci oggi in una situazione, in un contesto in cui abbiamo oltre 50.000 contadini, padri di famiglia, che sostengono il territorio, perché senza l'agricoltura non c'è territorio, non c'è sostentamento. Trainanti dell'economia italiana da millenni, ma questi qui odiano questa forma di produzione, perché questa gente è gente vogliono gli OGM, vogliono queste puttanate qui, il grande latifondo e gli schiavi, questo, servi della gleba, vogliono che il contadino non sia più un cives, con loro. Non vogliono più che il contadino sia un cives, che sia padrone di se stesso e del possesso che ha e dei diritti che ha su quel possesso, ma sia uno schiavo. E questa gente che per millenni è stata sradicata e ha sempre trafficato con loro, ricordiamocelo molto bene, tant'è vero che l'ultima guerra l'Italia l'ha fatta nel nome della lotta, del contro sangue contro l'oro. Certamente. Ecco.